E a Genova è salvo il servizio nave-bus che collega via mare Pegli con il porto antico. La regione ha stanziato i fondi, i particolari con Teresa Tacchella. Molti pendolari vorrebbero più corse per rendere il servizio competitivo e più utilizzato, ma la nave bus che unisce il porto antico di Genova al ponente, a Pegli, ha rischiato la soppressione dopo gli ennesimi tagli al trasporto pubblico locale. Il servizio via mare, in vigore da 8 anni, viene invece mantenuto anche nel 2012, hanno spiegato l'assessore regionale Enrico Vesco e il vice sindaco Paolo Pissarello, grazie a 350.000 euro stanziati dalla regione per garantire un certo numero di corse andate e ritorno. 4 nel periodo invernale, nei giorni feriali, e 2 nei festivi. Le corse aumenteranno con l'orario primaverile e autunnale, per diventare quasi il doppio in estate, dal 1 maggio al 31 agosto. Prende abitualmente la nave bus? Sì, tutte le mattine. Qualche corsa in più non guasterebbe. Differenziate le tariffe. Per i residenti, biglietto a 1,50 euro più un'ora sulla rete AMT. Restano validi tutti gli abbonamenti. 3 euro invece il biglietto ordinario, con sconti per gruppi e comitive. Un servizio particolarmente apprezzato da pendolari e turisti, cresciuti nonostante la riduzione delle corse. Un mezzo di trasporto importante in una città di mare, l'unico quando Genova è stata divisa in due per la rottura dell'oleodotto lo scorso luglio a Sestri Ponente, da preferire anche per evitare i disagi del traffico e le lunghe code in autostrada.